siamo qui con Angelo dei Sinisa. Oggi avete vinto, la partita è finita 4-3, però diciamo che è un po' inaspettatamente, perché fino a pochi minuti prima del termine stavate 3-2 invece per gli avversari. Sì, siamo partiti benissimo con due gol e poi nel secondo tempo ci hanno ribaltato per un errore della difesa, però ci abbiamo creduto fino alla fine, la palla non voleva entrare. E alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo felici, ci daremo tantissimo il nostro capitano, che saluto. Ciao caro. A cui dedico il mio gol che mancava da moltissimo tempo. E ora siamo più sicuri dei nostri mezzi e speriamo che per le prossime partite la giornalista sarà sempre Giulia, perché è il nostro talismano. Quando c'è lei vinciamo sempre. Adesso basta perché è troppo lunga, si è intervista. Va bene. E magari perché mi stai ammazzando tutto. Va bene, ok. Allora, grazie mille Angelo e alla prossima. Alla prossima. Manda un bacio pure alla telecamera. Jacopo dei Leones Negros, oggi avete vinto, però diciamo che nel primo tempo però stava di 2-1, come mai secondo te? Sì, il primo tempo l'abbiamo chiuso sotto di 2-1 perché comunque di base loro sono un'ottima squadra, tra l'altro sono pressoché tutti amici nostri, stretti, quindi era proprio una partita tra amici. Siamo finiti sotto perché purtroppo ogni tanto noi ci distraiamo e regaliamo gol. Abbiamo regalato due gol su due errori nostri banali e quindi non sono stati bravi. Però fortunatamente nel secondo tempo
uscito il vero valore della squadra e siamo riusciti a rivoltare. Ottimo. Invece conoscete già quella che ora è diventata la seconda squadra in classifica, ovvero ci siamo messi? Li conoscete? Allora sì, ci abbiamo giocato l'anno scorso buona parte di noi, quindi non li conosciamo ovviamente di persona, però come squadra sono un'ottima squadra, non vediamo l'ora di sfidarli e tastare appunto il livello della nostra squadra contro avversari di livello, lo sappiamo. Va bene, ottimo. Grazie mille allora, alla prossima. Arrivederci. Ciao Jacopo.